Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi il primissimo DLC di Farming Simulator 22. Siamo di fronte al DLC Antonio Carraro. Questa espansione, ragazzi, sarà disponibile dal giorno 22 marzo. Io vi lascio il link in descrizione, che sarà un link di pre-order fino a quella data, e successivamente lo stesso link varrà come link di acquisto. Allora, io sono qui appunto in anteprima, mi è stato un attimo mandato un po' con un po' di anticipo, e quindi sapete che come sempre approfitto di questo onore, di questa possibilità che ho per mostrarvelo appunto in anteprima, così che possiate un attimo guardarvelo, capire un po' com'è il DLC, vedervelo con calma e per eventualmente ponderare un possibile acquisto. Il prezzo di questo DLC è di 9,99 € e contiene 10 veicoli, non c'è nessuna attrezzatura, ci sono solo dei mezzi. E niente, voglio spendere un attimo due parole, ragazzi, prima di iniziare la vera e propria presentazione, che strutturerò così all'inizio. Vabbè, dopo, alla fine di questa prefazione, andremo allo store, vi farò vedere tutti i mezzi, tutti i contenuti, andremo a vedere un po' le configurazioni, le personalizzazioni e quant'altro, e poi faremo un attimo uno showcase così veloce, farò vedere un po' i dettagli, eccetera, e poi andremo in campo. Ho preparato un po' di mezzi per la finagione, un po' per utilizzarli nei vigneti, quindi faremo un po' un misto mare. Non ve li faccio vedere tutti quanti, non mi metto ad utilizzarli tutti, ragazzi, perché veramente, cioè, sono 10, sono tanti e davvero verrebbe una cosa infinita. Comunque, appunto, volevo un attimo spendere due parole. Sono, come vi ho già detto nei video della carriera, sono molto contento di vedere un'espansione così, un'espansione di questo brand, soprattutto un brand tutto italiano che ha sede anche un poco distante da casa mia, a Campo d'Arsego, in provincia di Padova. E purtroppo è venuto anche a mancare Antonio Carraro, il fondatore, all'età di 90 anni, qualche giorno fa, mi sembra l'11 di marzo. Mi sento di fare le condoglianze all'azienda, e comunque davvero, ragazzi, è stato un pioniere per quanto riguarda la meccanizzazione agricola e la specializzazione nella produzione e creazione di questi mezzi qui, che sono mezzi molto particolari. È un'azienda appunto leader, fa parte anche della storia della nostra regione Veneto, e quindi davvero mi sento anche per onore di patria di presentarvelo. Sono molto contento, per me anche un onore, secondo me dovrebbe essere un onore per tutti anche avere un brand così ufficialmente in Farming Simulator, perché comunque, ripeto, è il primissimo DLC di un brand tutto italiano, e di un brand così possiamo definirlo letteralmente storico. E quindi davvero io apprezzo già il contenuto per questo valore aggiunto che ha e che dà, e quindi veramente sono molto contento. Poi comunque è un DLC veramente bello, ripeto, i mezzi sono un po' di nicchia, sono particolari, sono mezzi, diciamo, che non, tra virgolette, non si vedono tutti i giorni, nel senso sono adatti a luoghi un po' particolari e situazioni un po' particolari, e quindi, insomma, non sono trattori da campo aperto, da pianura, eccetera, sono trattori un po' speciali, sono dei mezzi speciali. Appunto, questa azienda veramente appunto è leader mondiale per quanto riguarda la costruzione di questi mezzi qui, e quindi davvero, davvero secondo me è una bella espansione da avere anche per questione di collezionismo. Secondo me ne vale la pena veramente, anche giusto per averla, giusto per avere un pezzo di storia nel nostro simulatore. Quindi, secondo me, poi ovviamente, ragazzi, nel corso del video farò le mie valutazioni, poi alla fine farò le mie valutazioni finali, però volevo un attimo spendere subito e dire un attimino il mio commento subito, così senza farvi, tra virgolette, vedere niente, provare niente, e mi sento appunto di dirvi tutto questo. Detto ciò, ragazzi, allora io adesso parto con mostrarvi tutto quanto allo store. Andremo a vedere un po' tutti i mezzi, andremo a vedere un po' le loro particolarità così velocemente, e niente, poi andremo a vedere un po' i dettagli così da vicino, e poi andremo in campo. Quindi procediamo.
Eccoci qui. Allora, ragazzi, come vi dicevo, ci sono 10 veicoli a nostra disposizione con delle potenze, con un range di potenza che va dai 20 cavalli ai 98, quindi insomma, queste sono le potenze che abbiamo a disposizione, ma come vi ho detto, non sono dei macchinari iper mega potenti, sono molto speciali, sono particolari, hanno delle particolarità che altri mezzi non hanno, perché sono gli unici, diciamo, di questa categoria che offrono queste prestazioni, queste specializzazioni, queste particolarità. Quindi, diciamo, non è che sì, la potenza tra virgolette è relativa, nel senso, sono altri i punti di forza, diciamo, di questi macchinari. Comunque, allora partiamo un attimo da vedere non è più, cioè, è il più piccolo, ma non il meno potente, è lo storico Super Tigre 635 da 35 cavalli. Eccolo qua. Poi lo andiamo a vedere, ragazzi, con calma. Adesso lo faccio vedere così velocemente le configurazioni e quant'altro, poi lo andremo un attimo ad ammirare con più occhio clinico. Marca gomme abbiamo Trelleborg, Michelin, Mitas, Vredestein. Qua non abbiamo possibilità di configurazione delle ruote, quindi abbiamo solo la scelta del brand. I macchinari, ragazzi, alcuni sono a marce, alcuni sono a variazione continua, dipende, insomma, altri hanno la retroversa, alcuni modelli non ce l'hanno, ci sono particolarità diverse, comunque andremo a vedere. Questa è la Tiger Car 3200 GTS, che è quella con meno potenza, 19 cavalli. Questo è un attrezzo, è una moto agricola, è un transporter da montagna, è anche un porta attrezzi. Nella realtà qui il cassone, cioè abbiamo la possibilità di mettere il cassone così da carico di materiali sciolti o pianale, a mettere sopra bancali, balle, cassette o quello che volete. Poi appunto vengono installate anche tipo delle botti per i trattamenti, vengono cioè una cosa un po' un porta attrezzi, è una cosa un po' versatile. Comunque abbiamo la possibilità della piattaforma. Sì, no, che praticamente vengono rimosse le sponde. Attenzione, ragazzi, che con le sponde installate qui non potete aprire le sponde, quindi funziona come se fosse un cassone da carico. Avete la possibilità, ovviamente, al trilaterale, quindi scarico indietro, destra e sinistra, però non potete aprire le sponde, non potete farci niente, quindi dovete configurarlo voi per come lo dovete utilizzare. Ecco, qua abbiamo la questione dell'ampliamento, che è praticamente questa, che avete visto che scompare la griglia davanti, a 890 di portata, di litraggio. Configurazione delle ruote, abbiamo pneumatici larghi e standard. Ecco qui, e poi i colori cerchioni. Abbiamo lo standard, l'argento, il grigio e il nero. Ecco qua. Perfetto. Andiamo a vedere il TTR 4400. Questo è un 38 cavalli, variazione continua, cambio continuo. Eccolo qua, questo è molto semplice. Con l'arco di protezione, scabinato. Sono snodati, articolati alcuni. Ok, configurazione gomme. Abbiamo le doppie. Ok, colorazione dei cerchioni, gli stessi colori di prima. Perfetto, poi abbiamo il TTR 7600 Infinity. Vedete che qui iniziamo con le carreggiate larghe, quindi sono trattori che vanno perfettamente a sposarsi con la fienagione in montagna. Se non avete mezzi del genere in montagna su certe pendenze, ragazzi, è davvero dura. Comunque, abbiamo la configurazione attacco a tre punti anteriore. Vedete, qui si aggiunge il bull bar e i bracci di sollevamento. Pneumatici, abbiamo zavorratura e gomme doppie. Vedete la zavorratura qui nell'anteriore. La zavorra viene aggiunta praticamente qui nell'anteriore, vedete che ci sono le piastre,
sono 100 kg a destra e a sinistra, quindi 2, 4, fino ad arrivare a un massimo di 600 kg di zavorratura. E ok, cerchioni abbiamo i soliti colori. Questo ha 75 cavalli, variazione continua del cambio. Anche i lampeggianti sono bellissimi, ma poi andremo a vedere. Ok, perfetto, ottimo. Poi andiamo a vedere il TGF 10900R. Questo è un po' particolare, questo non ha la retroversa, è un modello un po' speciale, è uno sterzante solo davanti, ha le ruote posteriori maggiorate come ben vedete, è il più basso della categoria 100 cavalli, più basso si intende proprio l'altezza. Questo viene usato, diciamo, su coltivazioni a tendone, coltivazioni ribassate, lavori sotto chioma o in serra, quindi insomma la sua fattezza, chiamiamola così, è ottima per appunto essere usata in questi luoghi molto particolari. Ecco qua, abbiamo sempre l'aggancio a tre punti. Ecco qua, gommatura Michelin Bredstein. Proviamo zavorra o no. Ok, qui abbiamo la possibilità di mettere il bull bar senza avere il braccio di sollevatore. E poi abbiamo la questione della zavorra che abbiamo appena visto prima. E ok, molto bello questo modello qui. Davvero fantastico, questo ha 98 cavalli. Cambio manuale, quindi a marce. Ok, abbiamo il Tony 10900 TR, eccolo qui, vedete questa ha carreggiata molto più stretta, abbiamo sempre i classici tre punti, bull bar, zavorra, colore cerchioni e ok. Ottimo, poi abbiamo il 10900 SR, questo è ancora più piccolino, ancora più basso, configurazioni ragazzi sono sempre le stesse. Qua abbiamo gommatura Mitas, eccola qui, che ci offre questi gommoni, sempre 98 cavalli. Ok, qua abbiamo il 10900 TTR, che è quello con la carreggiata più larga, avendo appunto baricentro più basso, qui questo ragazzi sulle pendenze ci va a nozze. Eccolo qua, è veramente top ragazzi, fantastico. Io non li ho mai visti di persona questi mezzi qui, ve lo dico, perché qua da me non ci sono, però immagino che chi vive magari in montagna o magari in zone dove sono tanti frutteti, uliveti eccetera, culture appunto come vi dicevo che hanno sotto chioma, serre eccetera, magari li vedono. Io, cioè, a me non è mai capitato di vederne uno da vicino, ma sono veramente spettacolari. Ho visto il Better, che è più o meno fa parte di questa famiglia, è un altro brand, ma insomma il target del mezzo è sempre lo stesso, e quindi ok. Poi finiamo ragazzi con i due Mach 2R e il Mach 4R. Questi sono particolari perché hanno la cingolatura, il primo appunto ha semicingolato, nel senso ha la cingolatura solo nel posteriore, e il 4R è cingolato su tutte e quattro le ruote. Questi ragazzi sono particolari perché appunto diciamo che la cingolatura dà un aiuto su forti pendenze appunto laterali, su terreni dissestati, su terreni friabili, su terreni anche bagnati, e ovviamente ragazzi anche una questione del compattamento che è minore diciamo con la cingolatura. Ecco qua, sempre 98 cavalli, cambio vario, a variazione continua, perché vario, se no mi dicono i fendisti, prendo sassate dai fendisti. Ok, configurazioni ragazzi sono sempre le solite. Abbiamo anche la colorazione rossa oppure nera, ecco qui, colore cerchioni, e ok.
Il fratello, appunto, è praticamente lo stesso, solo che ha un cambio differente, ha un cambio manuale, possibilità di zavorratura, bull bar e aggancio. Vedete anche, ragazzi, che carreggiata stretta che ha. Lampeggiante, è fotonico, veramente. Questo qui dopo ve lo mostro. Sono spettacolari, veramente. Veramente spettacolari. Guardate, come vi dicevo anche, ragazzi, nella carriera, il prezzo. Che adesso, visto che sapete che come sono preso con i soldi, eccetera, lì guardo cosa costano le cose. Però vedete, 96.000, 89.000, 83, 78, 72. Si parla comunque di prezzi base. Poi, se volete qualche allestimento, eccetera, avete visto che i prezzi lievitano abbastanza. Quindi vedete che sono mezzi particolari e anche ben costosi. Ben costosi, quindi boh. Ok, perfetto ragazzi, quindi a questo punto adesso vi faccio vedere, andiamo a vedere un po' i dettagli dei modelli e quant'altro e poi ci accingiamo ai test. Bene ragazzi, andiamo a vedere un attimo più da vicino. Devo dire che comunque i dettagli dei modelli, la qualità e tutto quanto è davvero davvero spaziale. I sound sono davvero ben fatti. Anche questo qui del Super Tigre è una roba fantastica, poi lo sentiremo. Comunque devo dire che, ragazzi, c'è tanta roba, tanta 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 roba. I modelli sono spettacolari, quindi veramente veramente non ho nulla da dire, nulla da dire se non dei complimenti. DLC comunque è bello, avete visto che i contenuti sono molto validi, i mezzi sono spettacolari. Vi ripeto, sono molto particolari, però davvero davvero comunque è anche bello perché così si vede, cioè si vede anche la Jantz che, diciamo, si è avvicinata a un brand italiano così completamente, ha portato un brand così particolare che appunto porta una meccanizzazione molto, molto di nicchia, molto particolare, quindi secondo me è un valore aggiunto anche per questo motivo qui. Perché comunque è un brand che non è mai stato, no, considerato, però non si è mai visto, e vederlo così di punto in bianco in una maniera con un'imponenza così grande, con una prepotenza così, perché ragazzi veramente di mezzi ne abbiamo tantissimi e possiamo davvero sbizzarrirci, quindi secondo me ne vale i soldi, vale tutto, è davvero davvero un'ottima espansione per quanto, per come la vedo io. Sapete che sono trasparente, obiettivo, dico le cose come stanno. Io le ho provate un po', ho girato un po', ho guardato, però davvero ragazzi, poi ripeto, i modelli sono spettacolari, sono bellissimi da usare, sono veramente veramente top. Tanta roba. Qui vedete anche il logo che è stato ispirato a un graffito persiano del XVII secolo. Questo qui. Comunque vi ripeto, secondo me è anche un onore avere un'espansione così di un brand così in Farming Simulator. Davvero top. Molto contento. Adesso ovviamente ragazzi, so che magari qui in Farming al momento, sottolineo al momento, magari sì, tra virgolette c'è un po' la mancanza di qualche di attrezzature piccole, eccetera, però col tempo vedrete che i modi per usarli aumenteranno, gli attrezzi aumenteranno. Già adesso comunque possiamo veramente fare tante cose. Vedete che qua c'è anche il segnale della macchina articolata, del pericolo di schiacciamento. Sì, già vedete che comunque così di default, senza niente, gli utilizzi che possiamo avere. Io li preferisco, cioè li vedo li prediligo per la finagione. Vigneto, eccetera, ok, ottimo, però per come la vedo io mi butto direttamente subito sulla finagione, perché veramente, ragazzi, una flotta così, la finagione è una roba fantastica. Ah no, poi comunque andate anche a fare un giro nel sito ufficiale, ragazzi, perché merita. Davvero
è veramente ben fatto, un'azienda con la A maiuscola, sanno veramente fare le cose come si deve e si è visto dove sono arrivati. Un'azienda veramente leader in questo segmento. Questo qui è quello piccolino, piccolino più basso, che vi dicevo. Il TGF 10900R. Tanta roba ragazzi, veramente tanta, tanta roba. Molto bello anche il disegno questo qui dei cingoli. Ok, perfetto, terminiamo col Mach 4R. Qua è abbastanza cattivello così. Andiamo a provare un po' in dissodatura. Ho notato che c'è che quando si sterza eccetera con l'attrezzo questo agganciato fa un po' un casino, poi vi mostro, ma è un problema di attrezzo secondo me. C'è qualcosa che non so, non funziona tanto bene, poi vi mostro, ma se staccate eccetera poi vi faccio vedere, va tutto ok. Bene ragazzi, allora io a questo punto porto tutti i mezzi delle prove in campo, che così porto questi qui nel vigneto, questi qua li andremo a provare sull'appezzamento qui d'erba dietro di me, qua, dietro la farma, e quindi poi andremo a fare tutti i nostri test, andiamo a farci i nostri giri, così li potrete un attimo vedere all'azione. Ma io direi ragazzi di iniziare con lo startup sound del Super Tigre 635, che è una roba spaziale, quindi ascoltate bene. È top, top, veramente. Mamma mia, che macchina! È fighissimo questo ragazzi, veramente bello. Che mezzo. Sentite che minimo che ha. Bello, bello, veramente bello. Comunque, visto che sono qui, vi faccio vedere la Tiger Car. Eccolo qua. La nostra moto agricola. Veramente, comunque, ragazzi, le animazioni e tutto quanto sono davvero spettacolari. Su tutti i mezzi. Vi dico che usarli e tutto danno un'esperienza davvero fantastica. Poi mi sento che un po' un bambino perché per me è la prima volta veramente che salgo in questi mezzi qua, anche virtualmente. Sapete che è una cosa che io apprezzo tanto di farming, che dà la possibilità di salire su dei mezzi che magari in realtà non si sono mai visti, eccetera, quindi abbiamo la possibilità di vederli, di tra virgolette toccarli con mano virtualmente. E quindi è una cosa che a me piace un sacco. Abbiamo la ventola al radiatore. Comunque, niente, sì, io qui ce l'ho in versione cassonata. Come vi dicevo, trilaterale. Qua vedete i pistoni. Abbiamo un gancio traino. Abbiamo
Veramente, ragazzi, ripeto che i modelli sono fotonici. Davvero, guardate che sono veramente ben fatti. I sound anche, sound in cabina, indoor, tutto quanto, sono davvero uno spettacolo. Uno spettacolo. Ok, perfetto. Qua abbiamo anche la possibilità di ripiegare il roll bar, questo anteriore, vedete? Magari dovete passare su qualche posto basso, eccetera, potete abbassare. Scarico indietro. È carina anche questa. Ok, ottimo. Bene ragazzi, beh, qui ho lasciato questi qui. Adesso ci dirigeremo sopra qui, che andiamo a vedere la fine agione. Eccoci qua, la nostra squadra d'assalto per la fine agione, ragazzi, che figata, che figata, che figata, mamma mia. Mamma mia, veramente top, veramente molto belli. Ragazzi, questi qui da usare in fine agione sono una roba veramente indescrivibile. Poi ripeto che modellisticamente tutto sono veramente molto belli da usare, vi ripeto, i sound e tutto sono davvero rimasto sbalordito. Comunque, allora, saliamo sul nostro 10.900 TTR. Ma qua un po' gli interni. Lampeggianti sono una roba letteralmente spaziale, sembrano quelli di un'astronave, sono a LED. Questi sono veri e propri lampeggianti, perché gli altri sono dei girofaro molto molto belli. Comunque, appunto qui abbiamo la possibilità della retroversa. Sentite anche il suono nel giro. Gli spieghiamo la falciatrice, accendiamo e via. Qui ragazzi, un mezzo così con la gommatura doppia, non avete più paura di niente, sarà inarrestabile. Dato e articolato così veramente ragazzi va ovunque. Io adesso giro un po' così a random. Molto agile. Non guardate le mie manovre, ragazzi. Vedete come si vede bene l'articolatura, l'articolazione, chiamatela come volete, nel mezzo. I sound, ripeto, sono veramente molto molto belli. Molto molto belli.
Poi nella mappa alpina qua, ragazzi, è uno spasso, una location veramente fantastica per questi mezzi. Bene, allora io proseguo. Vado avanti, faccio un po' un giro qui, poi andiamo a provare gli altri. Ranghinatura e voltatura. È uno spasso, ragazzi, veramente uno spasso. Boh, dai, ci vediamo subitissimo. Ragazzi, ormai non riesco più a fermarmi. Ho preso la scimmia, guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo, santo cielo. E adesso che ho aperto un po' il campo, sono sul dritto, è uno spasso. Che spettacolo, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, andiamo avanti, sennò non finisco più. Eccoci, opera d'arte terminata, ragazzi. Ho fatto 5 minuti 10 di fuoco. Mamma mia, che mezzo, ragazzi! Che spasso, che divertimento! Che figata! Aiuto, a smettere è stata veramente dura. Qua ho fatto tutto l'appezzamento, non fino in fondo, però me la sono voluta un attimo spassare, ragazzi. È una roba indescrivibile. Comunque adesso ci accingiamo alla voltatura con quest'altro modello che è il 10.900 SR. Anche questo è reversibile, snodato, articolato, gommato Mitas 440-50. Motura molto molto bella. Salva Prato, chiamiamola così. Ripeto che sono molto molto belli da usare, anche l'esperienza in cab view, chiamiamola così, è una roba speciale, molto 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 bella, tanta roba, ragazzi, tanta 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 roba. Poi messi in uno scenario così come la mappa alpina, è una roba veramente idilliaca da vedere. Come ben vedete, l'agilità. Ecco, dei quei panorami, di quegli scorci, sta mappa, ragazzi miei, che è fantastica. Ve lo dico sempre, ogni volta che ricapito qui, molto, molto, molto bella. Particolarità appunto che sono articolati questi mezzi qui li fa praticamente sempre aderire al terreno, non sono mai in sbalzo, non hanno mai ruote che si alzano, eccetera, cioè vedete che è sempre sempre parallelo e sempre attaccato al terreno e quindi danno anche una sicurezza di guida in posti, diciamo così, che non è indifferente, perché adesso vabbè siamo in farming simulator eccetera, ma credetemi che per chi vive in montagna, per chi abita diciamo in questi posti, sa cosa significa lavorare in pendenza e sa quanto è pericolosa la pendenza, perché in piano, in pianura sono tutti bravi, ma ragazzi la salita, la discesa e le pendenze del terreno, ragazzi, sono molto molto pericolose. Molto pericolose, quindi nei mezzi così veramente sono necessari. Belle anche le cabine, molto molto belle, guardate anche le ventole sopra.
fanaleria non si discute, poi magari andremo a vederla un po' in notturna. E mi scuso se mi dilungo un po', ragazzi, con la presentazione, ma sapete che i DLC io voglio che possiate alla fine del video rendervi conto di tutto. Quindi mi dispiace, cioè mi dispiace, mi scuso se mi dilungo, però sapete come sono fatto, visto che comunque è anche una roba a pagamento, voglio che quando uno arriva alla fine del video, sempre se ci arriva, sia un attimo convinto, ma che capisca cosa va a comprare, dove va a spendere i soldi. Beh, ovviamente ragazzi non serve, ve lo ripeto, perché il season pass ovviamente non serve che paghi niente. Ricordo che c'è bisogno della patch 1.3 per questo DLC qui. Mi raccomando. Che bello, ragazzi, che bello. Va bene, io finisco di voltare le fine sull'appezzamento qui. Poi andiamo a vedere l'ultimo col ranghinatore. E poi andiamo a vedere gli ultimi due cingolati sul frutteto. E abbiamo terminato. Eccoci, voltatura terminata. Altri 10 minuti di fuoco. Mamma mia, che bello, ragazzi, che bello. Poi guardate che coppie. Mamma, ragazzi, veramente top. Che cartolina. Ok, quindi ora andiamo a provare il nostro TTR 7600X con l'andanatore, il SIP Light 300F Alp. Già abbiamo messo la nostra retroversa. Molto bello il sound di questo. Sentite in cabina. Che robe, ragazzi. Che robe. Spero vi stiate un attimo rendendo conto del tutto. Io, a parte che mi sto divertendo veramente un sacco, ve lo dico. Ripeto che secondo me è ok per i vigneti e tutto, ma sti mezzi qua da finagione sono una roba ipergalattica. Sono agilissimi. Una manovrabilità veramente pazzesca. Tanta roba, spero vi stia piacendo il tutto. Vediamo se gli ha famo andare su. È dura, eh. È uno spasso, veramente, ragazzi, uno spasso, sono una figata, veramente una gran figata. Adesso non guardate i miei lavori bislacchi così, ma è giusto per mostrarvi. Dai,
Bene ragazzi, purtroppo devo finire qui la questione della finagione, quindi basta, adesso ci spostiamo nei vigneti. Spero vi abbia fatto piacere questo mio showcase in questa lavorazione, in questo settore. Promossi a pieni voti, a pieni voti. A parte il mio lavoro, che ragazzi, chiudete gli occhi. Come sto facendo le robe. Però dai, veramente tanta, tanta, tanta roba, ragazzi. Ci vediamo nel vigneto. Anzi, ragazzi, vorrei approfittarne, visto il momento del trasferimento in vigna, lo facciamo a bordo, quindi lo sentite anche un po' per strada. Così vedete anche un po' l'esperienza stradale. Giretto così. Sound veramente sono tanta roba, tanta 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 roba. Adesso qui nel video magari non rendono tanta giustizia, ma meritano. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo, ragazzi, qua, mamma mia. Bene, il vigneto dovrebbe essere. No, era giù di là, sì. Sì, no, eccolo qua, sì, perfetto. Andiamo dentro di qua. Trek. L'ho creato io apposta per fare i test. Bene, allora lasciamo qua il nostro 7600. Gran mezzo questo, eh. Ok, andiamo a provare i nostri due da vigneto, i nostri due cingolati. Il semi cingolato, questo qui, col cingolo solamente nell'asse posteriore. Eccolo qui. Il Mach 2R. Se lo proviamo. Intrinciatura erba. Accendiamo. Giù. Via. Variazione continua questo. Sì, sono spettacolo da usare anche sul vigneto, però ragazzi, per me fienagione bombazza. Via. Anche se veramente in alcuni vigneti, su certi posti, adesso l'ho fatta così io un po' critica, davvero questi mezzi qua sono necessari. Soprattutto appunto la cingolatura riesce a fare, cioè riuscite a fare degli interventi su terreni appunto dissestati, su terreni anche bagnati, riuscite ad avere trazione lo stesso rispetto ad un gommato, su terreni anche friabili, cingolo più presa. Poi appunto c'è il discorso del compattamento, ragazzi, come al solito. Il cingolo avendo più superficie d'appoggio ha meno pressione al suolo e quindi compatta meno il terreno. E ricordate che la terra non dimentica, quindi occhio a come la trattate.
È un gran DLC, ragazzi, un gran DLC. Poi ovviamente, ragazzi, adesso andrò a finire qua le presentazioni dei veicoli, dei mezzi, poi farò le mie conclusioni, però veramente l'ho apprezzato tanto, tanto mi è piaciuto, sono dei mezzi davvero speciali, particolari, sono belli da usare, sono veramente ben fatti modellisticamente parlando, danno un feedback di guida, un'esperienza di guida davvero ottima, spettacolare. Poi è la prima volta che si vede sto brand qui, l'ho apprezzato davvero tanto, un brand italiano, ragazzi, un brand con la B maiuscola, guardate che ragazzi è un'azienda leader, ce ne abbiamo del lampeggiante, guardate, molto bello anche questo. È una goduria, bello, 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 divertente, full di attrezzature, full di mezzi, adesso vabbè, ovviamente ragazzi, attrezzature, eccetera. Andiamo un attimo a accontentarci di quelle che ci sono, poi in futuro sicuramente arriverà di più. Sicuramente magari voi che spulciate di più il Modab, magari c'è già qualcosa, io sinceramente sapete che non è che sto lì a guardare ogni minuto. Bello, 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 veramente bello. Ottimo, allora torniamo giù, poi facciamo due giri col 4, poi concludo. Sì, non sto lì a provare tutto, ragazzi. Cioè, sono lasciato indietro tre mezzi. Però, beh, insomma, avete visto quello che c'era un attimo da vedere. Dopo saliremo in cabina di quello con la cabina molto bassa dell'8900R, il TGF. Ok, alziamo, siamo qui, spegniamo, andiamo dal 4, allestito così da guerra. Vi dicevo all'inizio la questione che della strezzatura eccetera, con questo attrezzo agganciato, vedete, a volte si alza un po' il davanti, e è una questione di attrezzo, perché... Senza niente, no problem. E non so, evidentemente con l'attrezzo dietro che magari qua si sbilancia un po' o non lo so, ma quindi ha questo problemino qui, giusto per notificarvelo, non per dire niente. E questo, ragazzi, è a gamme e marce per gamma, quindi porca miseria. Porca miseria, nel senso che sapete come gestisce il gioco ste robe, i mortacci. Vabbè. Qua siamo in condizioni abbastanza critiche. Ricordo, sono 100 cavalli qui di potenza. Si fa un porcile con le marce. Aiuto. Vedete, comunque potenza ne ha, molto stabile. Questo tipo di lavorazione, questo posto abbastanza critico.
Vedete che è un po' un problema. Vediamo se diamo un po' di gas, se gliela fa. Vedete che mi ha cambiato la marcia. Mi butta su troppo presto, secondo me. Vediamo se la scala. Vedete? Io ho diminuito la velocità, ma lui non va giù con le marce. Se lo fermo, vediamo. Fermo e riparto, allora si riassesta un po' con le marce, ma se no in corsa fa un po' di pasticci. Va bene ragazzi, a questo punto mi fermo qui e basta. Fermiamo qui col Mach 4R. Fate grazia di posto. Molto bello però, dai, fatto anche su un bel posticino qui, un bel paesaggio. E niente, io ritorno in farm, ragazzi, che faccio le mie ultime conclusioni e poi vi saluto. Prima di salutarvi del tutto, ragazzi, ovviamente un girettino in notturna doveroso. Quindi facciamo un giretto veloce. Anche in notturna, ragazzi, è un'esperienza davvero fantastica. Bella anche la plancia, ben illuminata, tachimetro, ovviamente tutte spie funzionanti, frecce, tutto quanto a posto. Bene, spegniamo, faccio vedere anche quest'altro che ha ancora più fari. Questa è l'illuminazione. Retroilluminato, molto ben dettagliato. Qua si attivano i tasti retroilluminati quando attivate qualcosa, tipo le quattro frecce, le frecce eccetera, si attiva la retroilluminazione. Ok, perfetto ragazzi. Allora a questo punto torniamo in farm e faccio le ultime conclusioni e poi vi saluto. Eccomi ragazzi, sono giunto al termine della presentazione. Spero ovviamente di essere stato esaustivo. Mi scuso se mi sono dilungato, però ripeto, quando presento il DLC voglio essere completo, visto che è una cosa a pagamento, voglio che chi lo vede, insomma, si
si possa fare un'idea davvero completa, secondo me, dell'espansione di quello che andrà ad acquistare, e quindi è per questo che voglio essere abbastanza clinico, diciamo, nelle presentazioni. Spero appunto di essere stato esaustivo, spero di aver un attimo avervi delucidato su questa espansione, spero vi sia piaciuta. Io cos'altro dire? Non ho altro da dire, i miei commenti li avete sentiti durante la presentazione. Secondo me è un'espansione da avere anche giusto per collezione, per dare anche un tributo, diciamo, a questo brand, questo marchio di fabbrica tutto italiano, questo veramente brand leader nel settore, nella costruzione e produzione di questi mezzi davvero particolari e speciali, e quindi secondo me è una cosa da avere nel proprio PC. Poi ripeto, questo è un parere mio, nel senso è un DLC un po' di nicchia, con dei mezzi un po' di nicchia, un po' particolari, un po' tra virgolette strani, che non si vedono tra virgolette tutti i giorni, nel senso non sono molto comuni, però secondo me veramente è un buon DLC, il prezzo è buono, i contenuti sono ottimi, i modelli sono fantastici, sono belli da vedere, belli da usare, sono molto completi, ben dettagliati come configurazioni e tutto. Vi ripeto, andate anche nel sito ufficiale dell'Antonio Carraro, andateli a vedere, scoprire un po' tutte le loro particolarità dal vivo, cioè dal vivo, come che tecnicismi hanno e tutto, perché è una cosa molto molto interessante che vale la pena un attimo informarsi e vedere. E basta. Detto questo, ragazzi, non mi resta che passare la palla a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete già convinti, se vi ho convinto, cosa ve ne pare, se apprezzate, non apprezzate, ditemi un po' la vostra e basta. Io vi ripeto, vi lascio il link in descrizione, che fino al 22 sarà un link di pre-order, e dal 22 in poi sarà ovviamente un link di acquisto. Detto ciò, niente, fatemi sapere cosa vi è parso un attimo così della mia presentazione. Poi, se volete tornare qui quando lo acquisterete, quando riuscirete a provarlo con mano, sentire veramente voi il feedback di questi mezzi e tutto, ritornate nel video, venite a commentare di nuovo, che così sento il parere quando avete provato. E basta. Ci sentiamo nei commenti. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!